Invitiamo adesso il dottor Giuseppe Gullotta, pediatra, presidente della Confederazione Italiana Pediatri, che ci parlerà degli indicatori di rischio nel bilancio di salute in fascia d'età 3-6 anni. Grazie. Vi chiedo scusa da subito, perché non sono abituato molto a stare da qua, dall'alto dei cieli, quindi ringrazio innanzitutto perché io sono pediatra di trincea, quindi mi permetto di scendere. Quindi. Bene, quindi vi chiedo scusa, ma io ho questa pessima abitudine, quando faccio relazione voglio stare insieme a voi, non mi sento dall'altro lato dei cieli. Quindi questa è il mio punto di vista. I nostri bilanci di salute, questo penso che, non so se molti lo sapete, no, state tranquilli, non vi preoccupate. Noi sì, sono le persone a casa in streaming. Gatto. No, già ci siamo messi già d'accordo, tranquilli. Ho pensato a tutto, stai tranquilla. Bene, e allora, no, mi hanno detto anche il pezzo che posso fare, quindi stai tranquilla. E allora, mi permetto di dirvi che ovviamente il bilancio di salute noi è un aspetto contrattuale che abbiamo come pediatri di libera scelta. In questo noi abbiamo soprattutto una cosa importantissima, la valutazione, che è importantissima, dello sviluppo psicomotorio, oxologico e cognitivo. Sembra facile da dire, ma non è altrettanto facile da fare. I bilanci di salute ovviamente ci servono soprattutto perché dobbiamo dare delle linee guida e soprattutto dei consigli per ricordare le scadenze vaccinali. Come sapete, in questo momento c'è un gran casino sui vaccini. Ci sono le mamme che grazie a internet ce ne dicono di tutti i colori. Stiamo un'ora a discutere quello che leggono su internet. Cioè io che faccio il pediatra da 32 anni, faccio la media di circa 700 visite al mese, 7.000 l'anno, 250.000 visite nella mia attività lavorativa. Oggi perdo metà del mio tempo che prima dedicavo al bambino a spiegare alla mamma cosa devono leggere su internet o cosa devono capire su internet. È incredibile da dire, ma vi garantisco è molto difficile da fare. Soprattutto quanto le mamme sono acculturate, quelle sono le più terribili. Perché sono quelle dove, veramente, vi dico sinceramente parlando, è terrificante lavorarci e non è molto semplice. Bene, ovviamente andiamo a valutare una cosa importante oltre alle scadenze vaccinali. Le visite specialistiche da eseguire, i consigli sulla prevenzione, gli incendi domestici che vi posso garantire ci sono e sono molto seri, la corretta alimentazione, la prevenzione dell'obesità, su questo purtroppo ne dobbiamo anche parlare, ma serve anche una valutazione di tipo sociale. Oggi è un problema estremamente serio che vi garantisco non va sottovalutato. Io vengo dal profondo sud, come qualcuno lo definisce, vengo da Catania, dove la situazione socio-economica non è allegra. Dove qualche madre mi dice, dottore, ve lo dico in siciliano e faccio la traduzione in italiano, o mangio o c'è cattivo medicinale, non c'è bisogno di tradurla forse. Allora, lavorare in questi contesti, potete ben capire che possiamo discutere di tutta la filosofia medica del mondo, ma non è facile. E questi sono i bilanci che facciamo, a un mese, a tre, a sei, non ve li dico tutti perché non vorrei insomma tediarvi troppo, finiamo a 12 anni. Molti bambini purtroppo li perdiamo dopo i 66 mesi perché grazie a una scelta scellerata vanno dal medico di medicina generale, dove di quel bambino non gliene frega una mazza se non guadagnare qualcosa in più. E quindi potete ben capire che quel lavoro che noi abbiamo fatto per 6 anni con quel bambino vengono all'improvviso vanificati per il guadagno di circa 1 euro al mese del medico di medicina generale. Andiamo avanti. Questo è il bilancio che noi dobbiamo compilare. Attenzione al termine che uso, compilare. Perché questi dati, che è una banca dati impressionante, visto che abbiamo parlato poco fa di banca dati, Ernesto Burgio ce lo dicevano gli altri relatori, noi ce l'abbiamo sta banca dati, ma non ce la chiede nessuno. Nessuno la vuole mettere in rete, nessuno la vuole utilizzare. E allora dico, questi bilanci di salute che noi facciamo, che ci lavoriamo, ci perdiamo tempo, dedichiamo alla famiglia, al bambino, al contesto sociale di questi bambini, a cosa servono? Come vedete è un po' deludente. Cosa facciamo anche? Facciamo gli screening, bella sta parola. Facciamo il BOEL test a 9 mesi, cerchiamo di capire se questo bambino sente o non sente, il test per l'ambliopia, la valutazione dell'acuità visiva, la prevenzione sulla scoliometria. Facciamo tanto, non so se lo facciamo bene, ma ci proviamo. E allora, andando avanti, vi dico,
C'è anche il bilancio al cronico, ovviamente. Scusatemi se ogni tanto vedete la Sicilia, ma sono troppo attaccata alla mia terra, quindi faccio un po' di pubblicità occulta, anzi non troppo occulta. E allora si tratta di visite periodiche che consentono appunto il monitoraggio dei bambini con patologie croniche. Vi garantisco che di cronicità io ne vedevo poca, oggi ne vedo tanta, troppa. Allora l'epigenetica di Ernesto Burgio oggi mi ha fatto molto pensare, mi ha fatto guardare avanti, mi ha fatto capire dove andiamo a parare, il rischio che corriamo, tutti, io ormai la mia età per fortuna l'ho fatta, ma ho pensato oggi a mia nipote che ha 3 anni e vi garantisco che mi ha molto preoccupato, molto. Conoscenza epidemiologica, bene, i dati ce li abbiamo, nessuno ce li chiede, li mettiamo nel cassetto e poi se qualcuno ce li chiederà li usciremo. Ovviamente abbiamo in questi dati che cosa? Parte la mortalità, che ovviamente è un discorso dove non interveniamo direttamente, perché come voi sapete la mortalità infantile soprattutto è nel primo mese di vita. Per fortuna la mortalità dopo il primo mese di vita non è di questo tipo, nel senso che siamo riusciti a ridurre abbondantemente la mortalità infantile. Io dico per i pediatri, anche per i pediatri, ma è chiaro che lì ci sono tanti di quei contesti che hanno consentito di ridurre questa mortalità infantile. La morbosità ovviamente, e purtroppo le abbiamo, le emergenze pediatriche. Voi sapete che esistono due Italie? Esiste l'emergenza pediatrica che va da Roma in su e l'emergenza pediatrica che va da Napoli in su. C'è un bambino, vi ricordate il caso Catania? È inutile che dico, purtroppo lo cito per la mia terra. Bene, esiste una rete di emergenza urgenza nel centro nord, non esiste praticamente al sud. Parliamo di due Italie, non della stessa Italia ovviamente. Andiamo a, quindi parliamo di malattie rare, ricoveri ospedalieri, tutti questi dati ce li abbiamo tutti. E noi abbiamo in Sicilia, perché di passaggio, il dato degli immigrati. Immigrati però da noi ci sono, ovviamente vedete gli sbarchi che sembrano cose dall'altro mondo, ma noi manco ce ne accorgiamo. E la cosa drammatica, sapete qual è? Che di questi bambini di fatto non se ne occupa nessuno. Io mi trovavo in una riunione di assessorato regionale alla sanità dove nel piano che veniva fatto per accogliere gli immigrati si erano scordati bambini e pediatri. Un piano costosissimo, fra l'altro. Andiamo alle disabilità e istituzionalizzazioni, queste cose voi le sapete meglio di me, non voglio qua andare a ripeterle. Ovviamente parliamo di bambine e famiglie a rischio sociale di cui ho accennato e le difficoltà dell'apprendimento scolastico che sono, vi garantisco, in netta crescita. Io per trovare un logopedista, per spiegare a un bambino come deve migliorare la sua qualità, faccio una fatica d'Ercole con gente che ha 1 anno, 2 anni di attesa. Qualcuno mi deve spiegare, io pediatra, cosa gli spiega una mamma di aspettare 1 o 2 anni a un bambino di 3 anni che ha problemi di balbuzio o problemi di apprendimento scolastico. Cioè il mio lavoro viene praticamente vanificato. È un grido d'allarme, capisco, sto gridando quasi, mi dispiace, però è perché ci credo troppo e penso che si percepisca. Allora, i bilanci, gli obiettivi di salute, belle. Abbiamo fatto un bel papillo di cose bellissime, aumentare le speranze di vita, rafforzare le capacità dei bambini, ridurre le morti evitabili, garantire l'equità di accesso alle cure, non so come, ridurre l'errore diagnostico, beh questo lo possiamo fare, dobbiamo farlo, certo non lo possiamo annullare, ma lo possiamo ridurre al minimo. E questi convegni, e quindi ringrazio voi, e ringrazio quell'intervento di poco fa, molto emotivo, della signorina che poco fa mi ha dato veramente una forte emozione. Dalle mie parti ce le siamo scordate le emozioni ai congressi, quindi mi permetto di dirle grazie a titolo personale. Andiamo agli obiettivi assistenziali e organizzativi. Gli obiettivi assistenziali e organizzativi li abbiamo distinti in prioritari. Parliamo di malformazioni congenite, di alterazioni sensoriali, autismo e sindrome correlate, malattie rare che incominciano a comparire, che non sono più proprio così rare, e altre patologie di effettivo rilievo epidemiologico. Andiamo allo sviluppo posturomotorio. Lo sviluppo voi lo sapete. Mi permetto di segnalarvi questo particolare, il controllo antigravitario del capo. Mi sono accorto nella mia attività professionale di queste appena 250.000 visite fatte,
che praticamente un bambino fra i 25-30 giorni e i 45 giorni di vita, se nel momento in cui io lo tiro su dal lettino o nel momento in cui lo stesso bambino lo metto in posizione prona e non mi dà lo scatto con la testa, il tentativo di scatto con la testa, lo ripeto dopo 15 giorni perché mi faccio rimandare la mamma subito perché me lo tengo sotto osservazione, se me lo ripete dopo 15 giorni io alzo le antenne perché quel bambino qualche cosa di serio ce l'ha e potrebbe averla. E già se siamo in grado a 45 giorni di poter intervenire capendo il problema, forse possiamo fare bene il nostro lavoro. E allora io dico, queste cose che mi fanno pensare al bambino nella sua globalità, quel termine che voi avete usato che io amo da morire, il bambino è sano nella sua, dice l'OMS, attività psicomotoria, fisica e psichica. Noi pediatri di famiglia, purtroppo per voler volare, con tanti tempi che ci obbligano a stare in ambulatorio davanti a un bambino, possiamo dedicare, sapete quando? La media di 10 minuti a visita. Sapete che per i vostri tempi 10 minuti a visita sono noi irrisori, vergognosi. Ma io me ne rendo conto, ci rendiamo conto di questo. Ma come possiamo lavorare meglio? Come possiamo lavorare? Ecco perché vi dico, questo il mio vuole essere un grido di aiuto nei vostri confronti, perché noi dobbiamo allertare il sistema, ma voi ci dovete aiutare a migliorarlo. E allora lo sviluppo cognitivo, ovviamente, 4 mesi, 8 mesi, cerca l'oggetto, queste cose le sapete meglio di me, inutile che a dire, ma noi queste cose le facciamo, ma le facciamo bene? Forse. Benissimo, speriamo. Lo sviluppo del linguaggio, voi li sapete queste cose, le sto ripetendo non a voi, a me stesso. I movimenti, voi sapete che il bambino alterna i movimenti muscolari tipo tonico esplosivo, a momenti di calma e rilassamento, ma questo è bellissimo da vedere, soprattutto le mamme, ma anche noi pediatri che ancora crediamo a questo tipo di lavoro. Vi garantisco che anche noi ci commuoviamo ancora davanti a un bambino. Andiamo ai riflessi motori, ovviamente una cosa che il pediatra deve sempre pensare: se queste risposte tonico automatiche scompaiono dopo i primi mesi di vita. Questo è un campanello d'allarme che ci deve molto preoccupare, molto, e spesso lo tralasciamo. E lo tralasciamo, credo, non molto attentamente. Queste valutazioni vanno fatte con molta attenzione. La marcia automatica, il moro, per esempio il moro, sapete a noi cosa serve anche? Sembra una cosa molto banale. Se il bambino ha avuto una frattura della clavicola nel parto spontaneo, allora un moro incompleto, cioè di un emilato, mi fa capire che il bambino ha un dolore in quel momento su quella spalla e mi fa pensare o un danno brachiale o un qualcosa legato a questo tipo di problematica o peggio una frattura di clavicola. Non è che si possa fare tantissimo, un bambino non si ingessa, ma quantomeno sappiamo che lì c'è un problema e c'è un danno. Il babischi, il gasping, la suzione e deglutizione, ma anche il riflesso di paracadute ci fa capire tantissimo. Queste cose sono le cose che ci aiutano a fare bene il nostro lavoro. Il rischio obesità, e ora a questo punto non vi ho fatto la carrellata, voglio arrivare a questo problema. Purtroppo è la vera epidemia di questo momento, la vera epidemia. E vi dico perché, perché abbiamo troppi soggetti a rischio, l'indice di massa corporea è in netta crescita, abbiamo dati impressionanti. Come vedete il punto comune è sempre l'allattamento, perché da lì si parte, dobbiamo partire da qui. L'allattamento materno, dobbiamo spingere molto su questo problema, dobbiamo far capire alle mamme che l'allattamento materno non è così complesso, è naturale, il buon Dio ci ha dato la fortuna di crescere i bambini con questo metodo allattamento, perché il latte materno, vi faccio ricordare, è un latte specie specifico, non c'è latte di mucca, di capra, di asina, di questo mondo che possa mai supplire al latte materno, per una cosa fondamentale. Perché resta un cordone ombelicale che è legato al capezzolo della mamma, che psicologicamente nessuno al mondo potrà mai sostituire. Bene, rischio obesità, purtroppo, ripeto, guardate i dati, vi faccio notare quest'ultimo dato, in una classe di 28 bambini, 7 sono in sovrappeso, 3 sono obesi, praticamente un terzo della classe, 10 bambini su 28, più di un terzo. Capiamo che il problema è in netta crescita, arriveremo probabilmente, queste sono le statistiche future, visto che parliamo di futuro, di 1 su 2, come gli americani,
però ovviamente i McDonald's ci festeggiamo i compleanni, ketchup e patatine sono all'ordine del giorno in tutte le case, i bambini festeggiano i compleanni davanti a pizza, ketchup e patatine e maionese. Ma dico, queste cose ci fanno pensare qualcosa, visto che parliamo con grande enfasi di epigenetica? Di cosa stiamo parlando? Andiamo a noi e torniamo a questo problema. Sapete che 7 madri su 10 e 6 padri su 10 non capiscono il problema. Non lo capiscono. Quando noi gli diciamo, io gli dico, signora guardi che suo figlio è sovrappeso o addirittura francamente obeso, la mamma mi risponde, ve lo dico in siciliano per capirci, tu è un pochino liddo. Un pochino liddo, un po' pieno, un po' pienotto. E l'ho scritto infatti, è un po' pienotto. E vedete che la famiglia sotto è praticamente la triplice alleanza, come vedete, che io ho ribadito sopra, nella stessa slide, dove questa triplice alleanza davanti a ketchup e maionese, davanti a un televisore con patatine e ketchup, ovviamente fa felice la famiglia e fa felice chi li vende, ovviamente, mi sembra ovvio, ma comunque andiamo a noi. Sappiamo che il 96 o 99% dei bambini obesi sono affetti da obesità primaria. Questo è un dato che credo che vi debba fare pensare. Cioè il problema dell'obesità è di tipo primario. E vi faccio notare ovviamente che voi sapete che l'obesità nasce da uno spostato equilibrio tra apporto calorico e dispendio energetico. Però l'eziopatogenesi abbiamo scoperto, e voi lo sapete meglio di me, che è multifattoriale. Oggi parliamo di epigenetica, quindi il problema non è solo quello. Oggi dobbiamo guardare tante altre tipi di problematiche. Ma la cosa che ci tengo a sottolineare è questo dato, vi faccio notare, che in questo caso, stranamente, non voglio con questo colpevolizzare la madre, ma se soprattutto la madre è obesa in quella famiglia, è più facile che il bambino sia obeso. Quindi dobbiamo lavorare sulla madre, dobbiamo lavorare sulle nonne, che vi garantisco hanno il suo ruolo, che non scherzano. Io dico alle nonne, hanno il diritto e dovere di viziare i nipoti, ma non li possono viziare a ketchup e maionese o a Kinder fetta al latte. Bisogna spiegargli che i nipoti si possono viziare anche comprando un paio di scarpe, portandoli a passeggio, facendogli vedere qualche altra cosa, portandogli a vedere la vita. Che questi bambini, purtroppo nel tempo, ora ne parleremo di un'altra epidemia, è un problema estremamente serio. Allora andiamo ai nati sottopeso, ovviamente non sto a dirvi che i nati sottopeso sono più predisposti ad andare purtroppo al sovrappeso vero e proprio. Io mi sono permesso di sottolineare un dato, ovviamente a parte l'allattamento materno di cui abbiamo parlato, io parlo di svezzamento nature. Noi dobbiamo crescere bambini, non dobbiamo crescere Nestlé. E faccio nome e cognome e mi assumo la responsabilità, visto che siamo in streaming. Noi cresciamo bambini, non cresciamo case produttrici di cose che ai bambini non gliene frega niente. Una mamma mi dice, tutto, ma io gli ho dato farina mais e tapioca. Madonna del Carmelo. Signora, mais e tapioca. E mi dica, signora, lei nella sua vita quante volte ha mangiato la tapioca? E allora, se mi permettete, io qualche cosa ci penso, dico, ma c'è qualcosa che non va. E allora, se voi vedete il Kinder fetta al latte, arriva un fiume di latte, quella mamma è convinta che gli sta arrivando un fiume addosso a quel bambino, e quindi la mamma si precipita a comprare il Kinder fetta al latte. E io mi trovo con una bambina a 10 mesi in questi termini. Dottore, ma cosa mangia sta bambina? Signora, dottore, sa, mangia la mattina latte e 12 biscotti, bene. Durante la mattina cosa mangia? Beh, dottore, una Kinder fetta al latte, 10 mesi. Ah, bene, signora. E poi, a pranzo, dottore, ma non mangia molto la bambina. Ma sa, mangia, no, la pasta la mangia, non la mangia, dipende. Ah, dico sì, ma non mangia sta bambina. Dimenticavo di dire, la mamma è venuta perché la bambina non mangiava. Scusate se me... Ah bene, allora dico, e poi cosa mangi il pomeriggio? Beh, dottore, che ci posso dare? Due Kinder fetta al latte. E la sera? Dottore, latte e 12 biscotti, ma siccome la sera è troppo lunga, gliene do 14. Ah bene, signora. Dico, signora, che facciamo sta bambina? La gonfiamo o la cresciamo? Decidiamoci. Allora, alimentazione e attività motoria.
Mi è piaciuta questa immagine di questo bambino in questa posizione, che è dolcissima, permettetemela. Però è chiaro che lì c'è qualche cosa che non quadra. Quindi c'è l'alimentazione, che spesso è sbagliata, come vi ho detto, la sedentarietà, la ridotta attività fisica, che ovviamente è un circolo vizioso. Non sto qua a dirveli. Il prototipo delle mamme, sapete qual è? Questo qua. Ma voglio farvi passare questo messaggio. L'obesità infantile è nel primo anno di vita, la creiamo nel primo anno di vita, poi non la smontiamo. Capiste qual è il problema? Quindi per smontarla dobbiamo lavorarci bene e con molta attenzione, soprattutto negli stereotipi delle mamme. E allora dobbiamo lavorare, perché poi il problema diventerà di tipo adolescenziale e vi garantisco che è devastante. Io spesso vado nelle scuole a fare relazioni ai ragazzi delle scuole superiori, licei. Vi garantisco che è un problema molto serio, dove bulimia e anoressia stanno crescendo a vista d'occhio, dove la visione dell'autostima di questi ragazzi è terrificante. Lo sapete qual è l'alibi di molte mamme e molte nonne soprattutto? Ma tanto, dottore, a 14-15 anni sfirono. Bene, permettetemi il siciliano ogni tanto, vi prego. Non è colpa mia, ma mi piace la terminologia. E poi ovviamente non si rendono conto che quella stessa persona sarà esposta all'infarto, all'ictus, ai tumori, non gliene frega niente. E allora ovviamente il problema poi diventerà di depressione e ansia, isolamento sociale, tutte queste problematiche, il bullismo, ma non il bullismo diciamo che si fa, ma il bullismo che si riceve. Perché questi bambini obesi, vi faccio notare, che sono i bambini che vengono esposti al bullismo, i più colpiti dal bullismo, bambini che non si muovono. Vi posso dire un dato, se mi permettete, visto che parliamo in un campo che non è il mio nel senso stretto come pediatria, ma è il vostro. Vi dico solo questo: quando io mi metto davanti il ragazzino di 7, 8, 9 anni e non parlo più con la mamma, ma parlo col bambino e gli faccio alzare i livelli di autostima, vi garantisco che il bambino incomincia a capire, e capisce più della mamma, non parliamo della nonna ovviamente, quello stendiamo un velo pietoso. Disturbi del comportamento alimentare che ovviamente nasceranno, che voi sapete che siamo dall'1 al 2% di anoressia, 1-3% di bulimia e altri tipi di disturbi alimentari. Un dato che vi faccio notare, che io ho letto e mi ha stupito: gli effetti del fumo sul comportamento del bambino. Questo lavoro, che risale al 2012, rivela che un bambino su tre è esposto al fumo di almeno un familiare, madre, padre, nonno, uno su quattro di un genitore e uno su 12 di entrambi i genitori. Cosa comporta? Comporta che questi effetti sul bambino, c'è il rischio aumentato di problemi comportamentali nell'età prescolare, visto che parliamo di epigenetica. Cioè sta succedendo, e questo lo si può facilmente vedere, che l'esposizione al fumo di sigaretta porta a questo tipo di problematiche. Ognuno si può avere i vizi che vuole, ma rispettiamo gli altri. Rispettiamo gli altri. Allora andiamo ai controlli da due anni in su. Questa è l'altra epidemia. L'epidemia multimediale, con l'uso sempre più esteso e più precoce di tecnologie digitali. Voi vedete bambini a un anno o due già col telefonino che giocano, e giocano tanto. E le mamme sono contente, perché il bambino sa usare il cellulare. Ragazzi, vi garantisco, vi dico ragazzi perché così ci siamo tutti la stessa, aiutano la mente, ma possono isolare e rendere dipendenti e sedentari i bambini. E non basta. L'era multimediale, vale la pena di sottoporre a un vaglio queste affermazioni. Aiutano la mente, questo è vero, nessuno lo può negare, ma aiutano a restare vigile, a cercare emozioni, a fare il multitasking, come qualcuno dice. Ma non sembra affatto aiutare la memoria dei bambini. Non li aiuta. Poco fa c'è stata quella slide, non mi ricordo chi l'ha proiettato, dei tassisti, che grazie a quello non usano il tom-tom. Mi ricordo, mi pare che è stato Burgio. E quindi dico, visto che questi usano molto la memoria, noi ci stiamo adoperando per non usarla. E soprattutto stiamo destinando i nostri bambini a non usare la memoria. La memoria è il sale della vita, la memoria è il sale della storia,
La memoria è quello che ci consentirà anche la prevenzione da malattie serie quale l'Alzheimer. Sapete, per esempio, un dato statistico che hanno notato? Che le persone che fanno i cruciverba sono meno esposte all'Alzheimer. E allora io dico, sappiamo che usare la mente serve e facciamo di tutto per non usarla. E soprattutto vogliamo regalare a questi bambini il dono di perdere la memoria. Sviluppano l'intelligenza. Questa affermazione è molto azzardata. Le capacità di risolvere i problemi. Il bambino sa colpire un nemico, sa copiare. Oggi il copia incolla è all'ordine del giorno negli istituti superiori. Ma questo bambino sa fare vera ricerca. O basta scrivere su Google semplicemente una parola. Questa è memoria, questa è intelligenza. Non sta a me dirlo, ma non ci vuole molto a capirlo. E allora dico, dobbiamo abituare il bambino a concettualizzare, a creare idee, a mettere in movimento il cervello. E allora il Digital Kids, come lo chiamo, permettetemi l'Etna che è in eruzione, per fortuna è ancora alta, non ha fatto danno. E allora questa è una vera e propria emergenza. E allora il Digital Kids fa perdere ai bambini la capacità di comprendere il linguaggio non verbale, la mimica, i gesti, leggere in modo ordinato, scrivere a mano e soprattutto comprendere. Questa è un'epidemia che ancora non abbiamo valutato nel modo giusto. Il Digital Kids espone spesso, anche e soprattutto con l'uso di videogiochi che voi sapete, l'American Academy ha raccomandato di evitarli, ma ovviamente non è facile. Ma allora questo dipenderà molto dai genitori. Il Digital Kids cosa espone? A danni possibili. Allora, visto che parliamo di epigenetica, parliamo di cancerogenicità, scusatemi, disturbi riproduttivi, le onde elettromagnetiche di cui Burgio ha parlato abbondantissimamente, che ancora i valori non vengono attentamente valutati. Perché le onde elettromagnetiche, per capirlo, il danno lo stanno facendo costantemente. Poco fa c'era un gruppo di colleghe che si parlava di campi elettromagnetici. E guai a immobilizzare un bambino davanti allo schermo. Questo è il più grave dramma, il più grave danno che possiamo fare ai nostri bambini. Cosa bisogna fare? Io ho messo l'aquilone, perché correre davanti a un aquilone, vi garantisco, dà molto senso di libertà. Dà il senso della vita, la voglia di scommettersi col mondo, con l'universo, guardando un cielo. E allora le tecnologie digitali, la rete, vanno usati con molta attenzione. E allora questo dipenderà dai pediatri, ma consentitemi, dipenderà dai pediatri, da quello che noi tutti riusciremo a spiegare bene ai genitori, che i genitori non la capiranno la prima, la seconda, la terza, ma se avremo la forza, l'intelligenza, la capacità di spiegarglielo bene, vi garantisco che funziona. I genitori capiscono, non subito spesso, ma capiscono. E allora, e sto per finire, bisogna la dieta mediatica. Poco fa si parlava di alimentazione corretta. Nell'alimentazione corretta volevo ricordarvi che la base dell'alimentazione di un bambino sono sono 5 porzioni al giorno di frutta o verdura. Io alla mamma spesso faccio il gesto della mano intera, apposta per fargli ricordare il 5. E gli dico, la mattina quando si alza a colazione, durante la mattina, a pranzo, pomeriggio e cena, il bambino deve sempre avere una porzione di frutta o verdura. E torno al discorso della dieta mediatica. I videogiochi prima dei 3 anni bisogna evitarli. Il cellulare non prima dei 7-8 anni, l'iscrizione clandestina a Facebook, lo so, le cose, la collega in fondo fa il gesto così, dice, ma è bello a dirlo, ma da chi dipende? Da chi dipende? Se non da noi. E allora, evitare l'uso prolungato, i bambini più grandi mai sopra 2 ore, controllate i bambini, c'è il parent control, chi lo sa di voi che cos'è il parent control dentro i computer? Alzi la mano chi lo sa. Ah, bene, pensavo di essere, no, i giovani, quelli meno, diciamo, i diversamente giovani, queste cose ancora non le apprendiamo in un altro modo. E allora, diversamente giovani mi piace, dai. Allora, attività diverse, abituiamo i bambini a riscoprire il mondo che li circonda, il mondo, non la sedia o il computer, il mondo che li circonda, per apprezzare gli odori, i sapori, i colori, la vista, il confrontarsi con gli altri bambini. Questi bambini diventano asociali, questi bambini non parlano,
Se voi vedete un gruppo di adolescenti davanti ai licei, tra di loro stanno tutti insieme, ma tutti col cellulare in mano. Non parlano. Stanno ore, ma non parlano. E allora dico, di fatto è un monologo tra sordi. Cioè stanno insieme per fare un monologo. Non lo so come si riesca a fare, ma ce la fanno. Allora bisogna creare la creatività, bisogna riscoprire la creatività. Ho finito. Non rottamiamo mai, mai, mai i bambini, né davanti a una TV, né davanti a un tablet, un computer o ai videogiochi. E se mi consentite alla fine, forza nonni, perché i nonni hanno un ruolo fondamentale.